Eccoci ragazzi, ciao a tutti, siamo qui con il Senza Giacca, il nostro lunedì sera in diretta, Marco, Paolo e Alberto, e come vedete siamo orfani. Questa sera siamo orfani, non c'è Michele. E come facciamo senza Michele? Orfani di un dio minore. Orfani di un dio. Detta così potrebbe sembrare un po' provocatoria come cosa, però in fondo lo pensiamo tutti, quindi tu hai detto cosa. Meglio minore che minorato. No, è vero, questo non lo pensiamo. No, comunque, chiaramente salutiamo Michele, che questa sera non c'è. Ciao Michele, te la passi meglio di noi, lo sappiamo. Comunque noi siamo qui, siamo con Graziano al Falco, ecco, per la nostra... E salutiamo che sta guardando dalla sua... Mi sto controllando che sei pericoloso. Dal suo scranno, quindi sì. Salutiamo anche Francesco Pugliese che si è collegato. Ciao Bomber. Salutiamo il nostro cameraman and webmaster Simone, che come vedete ha passato la mano in questo momento. Come vedete stiamo facendo dei saluti molto lunghi perché non sappiamo cosa dire. Diciamocela proprio tutta. Questa sera siamo totalmente privi di argomenti. Il 30 luglio non sappiamo di quello di cui parlare. Mancano 3 settimane alla fine del mercato, 3 settimane all'inizio del campionato. Sono usciti i calendari la settimana scorsa. Versalico ha firmato per l'Inter. Di cosa parliamo, Paolo? Sì. Non so. Cioè, poi Versalico che ha firmato per l'Inter è l'unica notizia di mercato negli ultimi 15 giorni. Cioè, c'è anche Ronaldo adesso. Sì, vabbè, Ronaldo ormai è digerita. Cioè di nuovo. C'è fresco. Bonucci. Bonucci è una trattativa. È una trattativa. C'è Caldara. C'è Higuain soprattutto. C'è Higuain. Sappiamo che la Juve ha una necessità di esodare, evacuare, sbolognare Higuain a tutti i costi. E siamo arrivati al punto di essere disposti. Che è disposta a riprendersi Bonucci pur di sbolognare Higuain. Che peraltro, da quello che ho letto, si dovrebbe allenare insieme a Cristiano Ronaldo, a tutti i giocatori della Juventus che hanno fatto i mondiali, dovrebbero essere insieme ad allenarsi proprio. Higuain, almeno questo ho letto. Uno che si è allenato in questi giorni, ad esempio, è Stefano Cardinali, che salutiamo con tanto affetto. Si è allenato alla grande, alla body car. Ragazzi, chi ha avuto la grandine... Andata alla body car, perché sicuramente vi rimette a posto la macchina. Certamente. Abbiamo visto che non mangiava. Ho visto panini su internet, esatto. Panini su Facebook al posto di macchine. Quindi esatto, insomma. Uno per quello, due perché sta preparando tutte le trasferte in Italia e in Europa che andremo ad affrontare. Napo sta provando la tua caravatta che ha detto che è tanta roba. Grazie Napo, sempre gentile. Ha fatto i santini con l'immaginetta della grandine bevuta su Pesaro e continua a ringraziare tutti i carrozzieri. Ma noi a lui lo stimiamo soprattutto come presidente dell'Interclub, al di là della sua professione. Ha appena invitato il 12, domenica 12 alla sua festa. Beh, io ci sarò con addirittura allo Scorpions Knockout. Io pensavo alla festa dei carrozzieri. Comunque ovviamente ci saremo e saremo contentissimi di essere. Io ho un impegno. Ciao Ennio Cicciariello che si è collegato ora. Ciao Nuccio. Ciao Ennio, grazie per essere con noi. Alberto, ti vedo silenzioso. No, io voglio sapere da Claudio queste prime uscite dell'Inter. Dov'è Claudio? Da Marco. Guardavo Claudio, stavo dicendo chi è Claudio. Queste prime uscite dell'Inter. Allora, queste prime uscite dell'Inter secondo me non fanno testo, non guardo le partite, non le guarderò fino al 18 di agosto, quando andremo a Sassuolo. Sassuolo. Andremo Sassuolo a mangiare prima il tortellino, poi andremo al Mapesta Stadium. Speriamo che vada meglio dello scorso anno. Un bel 18 agosto fresco a Sassuolo proprio. Esatto. E il Chelsea è non entrato... Non ti distrarre, okay. Concentrati su quello che devi dire. Esatto. Passato qualche personaggio qui dietro, che ci ha distratto. Personaggia. Per cui lasciamo i giudizi però... al campo della Serie A, anche perché giocare contro la primavera del Chelsea
e non fa testo, sinceramente. Però dai giornali tanti. Si nota un buon inizio del Toro. Sì, esatto, è vero. Il Toro è sicuramente un acquisto importante. Lasciaci godere, Astro. No, come dicevo anche nella pillola di ieri, perché guardate di là, perché non riesco a capire. Dicevo, dopo perdo il filo. Allora, scusate, vi interrompo perché, ma vi sembra possibile che parliamo delle partite dell'Inter giocate sì. Il 27-28 luglio, cioè non so contro chi, contro me, basta, insomma, avete capito perché non abbiamo argomenti questa sera. Salutiamo anche Cristina Alberani da Rimini. Poi lo sappiamo che l'Inter è dominante ad agosto, basta. Cosa dice lo Juventino? Su cosa? Sull'Inter. Che l'Inter ad agosto è dominante, quindi è inutile parlarne, si sa che ad agosto è la regina del mercato, la regina delle attese, fracassa le ossa al Chelsea, ma non so con chi altro abbia giocato. Alberto, se in realtà non ha fracassato le ossa a nessuno, perché mi neanche sembra quello. Neanche quello. Però dai, ci sono nuovi giocatori e quindi. Allora Alberto, se ti chiedo a te, da gusto vedere come gioca. Invece da interista un giudizio sul mercato della Juventus. Sul mercato della Juventus. Non abbassare la voce. No, ottimo. Io però voglio vedere l'acquisto di Ronaldo, 100 punti gli diamo, quindi il massimo. Vediamo cosa succede adesso che devono vendere. Vendono, svendono. Esodare. Sì, cioè, vediamo chi è in uscita e poi questo affare di questa storia di Bonucci. Mi sembra molto strana, vediamo alla fine cosa succede. Ma secondo voi Gattuso resta oppure, come diceva il nostro amico Rivelino, non è assolutamente degno di restare come allenatore del Milan? Verrà Conte, non verrà? Marco, tu allora, che sei un profondo conoscitore delle dinamiche. Io che sono un profondo conoscitore del mondo Milan. Sì, sì esatto. Sì. E comunque questa nuova parentesi data dalla nuova proprietà. Berlusconi? No, Elliot e le storie tese. Elliot il drago invisibile. Esatto. E secondo me partono con Gattuso perché non si sente, adesso a parte Rivelino che ha dato il suo giudizio, non ho letto prese di posizione da parte di Elliot e le storie tese sulla questione allenatore. Per cui vediamo un attimo come va la situazione, non vedo Rinetto sulla graticola al momento. Chiedo al cameraman, che sappiamo che è un tecnico molto bravo, non fare primi piani troppo vicini alla faccia di Marco, perché c'è uno stecchino infilato in un dente a sinistra che, come vedete, sta tentando di toglierselo, quindi in qualche modo, ecco, la pizza di Graziano, che quindi c'era un quartino di margherita infilato sulla sinistra della faccia. Io avevo detto di prendere gli spiedini, che erano ottimi invece. Quindi esatto. No, era tutto ottimo, cioè, era tutto però ottimo, un pezzo di pizza era tutto ottimo. Incorporato. Ecco. Esatto. Allora, io invece ho visto che è arrivato questa sera una sollecitazione a parlare anche del mondiale under 19 che abbiamo perso in finale contro il Portogallo, sì. 4-3. Ho visto i tempi supplementari. La squadra secondo me era inferiore fisicamente, l'ho anche detto prima tra di noi. E c'è stata qualche pecca da parte dell'allenatore, secondo il mio modestissimo parere. Chi era Ventura? Era, l'allenatore. Mi sembra, Vicini. Vicini? Sì, Vicini e Berzotto. Vicini e Berzotto, no, Berzotto, pace all'anima sua. Anche a Vicini, pace all'anima sua, poveretti. Anche Chicco Corsini, che si è appena collegato. Ciao Chicco, grazie per essere con noi. E erano due Marcantoni, quelli del Portogallo, avevamo due pesi piuma e chiaramente il peso specifico poi conta alla fine. Per cui non abbiamo retto nei momenti decisivi. Peccato, perché avevamo appena fatto il 3-3. Esatto. Sono andati su e hanno risegnato proprio perché il difensore non è riuscito a tenere l'attaccante. Però questo dà sicuramente allora, se vi ricordate, delle speranze
al movimento. Se vi ricordate, circa un paio di mesi fa abbiamo avuto con noi Franco Selvaggi per quella due giorni. Franco Selvaggi, allenatore, è uno dei responsabili delle nazionali giovanili e ci diceva che a livello giovanile il movimento esiste. In Italia c'è un grossissimo movimento giovanile. Il problema è che questo movimento lì si ferma perché poi non gioca in Serie A. Sì. Magari verrà a giocare nella Vis, ma questo però non è la stessa cosa. Kane. Quello è Charlie Kane. Allora, Kane è forte? È il primo giocatore degli anni 2000 aver segnato in Serie A. Forte. Due anni fa già segnato in Serie A, lui segnò con la Juventus a Bologna, quindi è chiaro che è un giocatore forte. Però il problema è che deve giocare. Se non gioca, mentre Mbappé gioca, questi non giocano, è la realtà. E dopo la Francia vince i mondiali. E dopo però Bonucci frega Mbappé, il posto a... Beh, ma non è che devi giocare... Mbappé non fa testo perché è un fenomeno. Ma non devi giocare nel Paris Saint-Germain. Però certo. Se giochi in Serie A puoi giocare, se hai 19-20 anni. Paris Saint-Verona. Però almeno gioca. Il problema è che non gioca neanche lì. Quindi perché gioca magari Pazzini. Gioca Bonucci al posto di Caldara. Salutiamo Paolo Chiarabini che si è collegato. Grande Paolo, amico. Che peraltro ci tiene moltissimo a essere con noi, quindi una sera l'inviteremo perché me l'ha detto. Quindi Paolo, preparati che sarai qui con noi. Ciao Paolo. E dicono i nostri ascoltatori che Higuain pare lo vendano a tranci 10.000 euro al chilo. Allora fanno un sacco di soldi. Allora fanno veramente tanti soldi. Vale parecchio. Evidentemente è tornato. Quindi meglio non sapere come è rientrato dalle vacanze. Esatto, probabilmente quello sanno quanto. Sentite, poi è anche vero che l'estate è fatta anche di altri sport, non di solo calcio. Di solo calcio vive l'uomo, ma esatto. Di ogni sport. Per esempio, uno sport che abbiamo seguito tantissimo, Alberto, te sicuramente l'avrai seguito e avrai anche preso degli appunti da poter parlare questa sera, è il Tour de France. Certo. No, perché ridi Simone? No, perché il Tour de France, scusa. Io sono sicuro che Alberto l'ha seguito. Scusate quindi... un attimo, ma salutiamo l'amico Luigi Di Tavi che ci segue. Dalla Sicilia ci sta seguendo. Minghia! Ti faccio anche il solito saluto, ma adesso te l'ho fatto velocemente. Ma da quale parte della Sicilia? Da Gela, in provincia di Caltanissetta. No, non fa provincia, comunque in provincia di Caltanissetta. Alberto, cosa ne pensi di questa vittoria del gallese Thomas? No, ma poi il Tour de France quest'anno è caratterizzato dalle proteste dei tifosi, dei protestanti, sì. Perché non si capisce che tifosi fossero, esatto. Ma più che altro protestanti cattolici nei confronti di Froome, sì. Calvinisti. Ma anche le motivazioni non sono chiarissime, comunque. E c'era la curva piena di maomettani. Un peccato per il nostro Nibali. Sì. Fatto fuori da un tifoso da una moto, non si è capito? Annibali. Okay. E Asdrubali. Quindi, comunque, dai, alla fine questa vittoria di Thomas in effetti ci sta. Comunque, è un gregario che è diventato primatore. Ha battuto Froome dopo tre tour di fila vinti da Froome. Quindi, però onore a Thomas. È un bel personaggio, faccia pulita, molto posato, molto ragazzo di famiglia. Finché non si scopre cosa prende. Esatto. Va bene, ma questo vale per tanti ciclisti. Via. Quindi vedete, noi siamo trasversali, ci piace parlare di ciclismo anche perché poi alcuni di noi vanno in giro in bicicletta, fanno grandi... No, nessuno, vero? Sì, nessuno sportivo. Quello che assente questa sera è un ciclo amatore di... Mountain bike. Sì, perché noi diamo lezione. Non l'ha mai visto nessuno, però... Lui dice. Sedicente... Allora, poi c'è un altro sport. Salutiamo anche l'amico argentino Becci che ci segue. Ciao argentino. Ciao argentino. Amico mio. Senti Marco, invece del golf cosa ne pensi? No, prima del golf volevo tornare un attimo sull'Atalanta. Ah, ecco, vedi, quindi, sull'Atalanta che rischia di prendersi delle belle bombe a Sarajevo dopodomani. Dopo il 2-2 esatto. Dell'andata è a un passo rischia dall'eliminazione. Rischia grosso. Perché nessuno se l'aspettava, quindi adesso ci vuole veramente il miracolo. Devi andare a vincere là o pareggiare 3-3, quindi che non facciano scherzi, perché già perdere il 3 agosto una squadra italiana dall'Europa League sarebbe un disastro per tutto il movimento. Peraltro in un'annata nella quale hai impostato la preparazione su questo appuntamento e l'1 di agosto ti ritrovi fuori, esatto. Quindi sarebbe estremamente grave. E quello che avevamo anche detto la scorsa settimana, che poi ci ritornavamo su questa decisione delle tasse,
che ha... Vabbè, questo tu lo dici perché sei anti-Milan. No, 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 io sono a favore, sono contento che Milan sia in Europa League. Ma sicuramente a Firenze e a Bergamo sono incazzati come i ricci. Lui vabbè, ma non puoi vivere... Più che altro è antitasse. Antitasse, esatto. Però d'altronde non puoi vivere sulle disgrazie altrui sperando di andare perché quelli non la UEFA non li qualifica. Ho dai. Capito, però ragionamento evidentemente comunque in base... il Gasp che qui a Pesaro tutti osannano come un messia e alla fine ha sbagliato perché non c'erano collegamenti. Ma tu perché fine. Non lo sanni come un messia da interista? No, io proprio il Gasp lo apprezzo per il suo passato da Vissino, ma per quelle 5 giornate del 5 giornate di Milano, per quelle 5 giornate di Milano che ancora rosica e si porta dietro dopo 7-8 anni, mi dispiace, ma non è che mi stia molto simpatico. Beh, certo che effettivamente se così è qualcosina bisogna che riveda nel suo sentimento perché a distanza di tutti questi anni ancora no? Parla dell'Inter, parla male dell'Inter dopo 7-8 anni, fece 5 giornate da Pellegrino. Esatto. Vabbè, chi se ne frega. Ma ecco, noi parliamo dell'Inter, abbiamo introdotto l'Inter, parliamo dell'Inter. Parliamo dell'Inter ancora. Io volevo parlare di gol, parlare di Ronaldo. C'è la Ryder Cup a Parigi il prossimo mese, a settembre. Di golf. Di golf. Abbiamo parlato di golf anche lunedì scorso. Quindi, ah sì? No, io l'ho seguito, non mi pare. Non sì, mi ricordo, avete parlato di intervenuto anche il cameraman. Con Molinari Cavini. Oh, che miseria. Allora, con la Sambuca Cavini. Allora potremmo parlare di Formula 1. Oddio, no? Alberto, oddio. Com'è andato il Gran Premio ieri? Non ho seguito. Non hai seguito. Ha vinto Hamilton, tanto per cambiare, cioè, basta dire così, lì si va sul sicuro. Però le Ferrari hanno fatto seconda e terza. Seconda e terza, però insomma è rimasto un pochino indietro, mi pare, Vettel. Non lo so, non seguo i motori, mi dispiace. Comunque. Ma noi dobbiamo dimostrare la nostra trasversalità quasi in realtà. L'esperto di motori non c'è oggi. L'esperto di motori non c'è. Ma noi la trasversalità noi la dimostreremo mercoledì, perché mercoledì sera noi saremo a Montecchio per quelli che sono i giochi fra i quartieri, quindi mercoledì sera saremo a Montecchio in una serata speciale dove andranno in opera tutti i giochi cosiddetti inclusivi. Quindi per persone disabili, per persone diversamente abili, noi saremo presenti, li saluteremo, ne conosciamo tante, ci farà molto piacere essere con loro. Così come il prossimo weekend saremo all'Elevate Tour, qui mi pare direttamente a Pesaro, fra i due porti credo, e sarà una manifestazione eccezionale perché ci saranno tutti i più importanti giocatori di pallacanestro in una manifestazione organizzata da Hackett, se non sbaglio. Rudy Hackett, da Rudy Adic 40 anni fa, esatto, e finalmente apro data a Pesaro dopo 40 anni, quindi anche lì noi saremo presenti venerdì, sabato e domenica, sicuramente tutti e tre i giorni, perché ci farà molto piacere esserci, anzi ringraziamo l'organizzazione per questa opportunità. Per il resto ragazzi cosa diciamo? Diamo spazio agli ascoltatori che stanno intervenendo allora, in maniera massiccia. E allora leggi le domande, massiccia, vai con le domande. Allora, intanto forza Milan dalla Sicilia, quindi sempre dalla Sicilia. E tieni per il Palermo il Catania. Il Palermo. Palermo. Minghia, forza Milan. Palermo. Poi ci chiedono se l'amico Claudio ci chiede il figlio Claudio. Il figlio il prodigo, esatto. Ci chiede se Vidal Inter è fatta, sto bagno schiuma lo vogliamo aprire ancora o no? Non si è capito. Poi salutiamo Filippo Tombari che ci sta seguendo. Ciao Filippo. E l'amico Francesco ci vuole stimolare sul fatto che dovremmo ricordare anche Berrettini, neo vincitore di un torneo ATP ed entrato nel miglior 50 del mondo e futuro top 10. Ha vinto a Gstaad, mi pare il suo primo torneo ieri vincendo in finale contro uno spagnolo. Gstaad in Svizzera, se non sbaglio. Contro uno spagnolo in 2 set ha vinto un torneo importante. Comunque, sul tennis io mi spenderei un secondo perché in una settimana Fognini ha vinto in Svezia, Cecchinato ha vinto non mi ricordo dove e Berrettini ha vinto a Gstaad, per cui tre italiani che tornano a vincere dei tornei anche se ATP 250, ragazzi accontentiamoci. Poi se non sbaglio dopo Panatta. Esatto. Sì, Berrettini se non sbaglio c'ha 22 anni, cioè sì. Quando Panatta vinceva Berrettini era ancora nelle idee dei loro genitori, neanche era, quindi era giovanissimo, indubbiamente. Cecchinato è arrivato in semifinale a Roland Garros, mica
Mica la Barato. Però Wimbledon ha deluso dopo, dai. Wimbledon, uscito al primo turno. Non è un giocatore da erba. Sì, non è la sua superficie. Non è la sua superficie. Senti, invece Alberto, la diciamo, VL? La VL, diciamo, speriamo lunedì di avere qualche nome, perché ad oggi ancora l'unico acquisto rimasto è Marcevicus. Gracis. Lituano. Gracis. Egidio. E quindi Egidio Calloni. Egidio tante trattative. Speriamo di avere qualche nome sicuro per i nostri tifosi della VL. Ma tu l'abbonamento l'hai già comprato? No, anzi, l'abbonamento è partita la campagna, palla, no, anzi, spalla. Vuoi sapere come la penso io? Sono sicuro che tu chiederai l'accredito come senza giacca. No, assolutamente. Io rifarò l'abbonamento se lo voglio rifare. Mi sembra che siano stati ritoccati verso il basso, quindi la società sicuramente ha cercato di fare uno sforzo, però doveva fare qualcosa di più. Io sono ancora dell'idea che un palazzo come il nostro va riempito in qualsiasi modo. In qualsiasi modo. Vediamo. Comunque tu l'accredito no? No. No, niente. Quindi lui preferisce l'abbonamento per amore della VL, quindi vabbè, è infamiabile. Okay, lo prendo io l'accredito. Ok, va bene Paolo, va bene. Domani escono anticipi e posticipi della Serie A, quindi anche esatto. Lì avremo delle novità che non anticipiamo. Anche perché non possiamo. Ci sono anticipi. Sì, esatto, ancora sono troppo presto. Domani. Ci sono anticipi e posticipi. Vabbè, lasciamo la sorpresa. Lasciamo la sorpresa, quindi. E direi che a questo punto possiamo salutare. Ci sono altri interventi, mi pare che siamo andati abbastanza lunghi. Direi che abbiamo riempito un quarto d'ora di vuoto. Non so come. Vi dico la verità, ci siamo riusciti. Abbiamo riempito il vuoto col vuoto. Forse mi pare di poter annunciare degli ospiti invece per le prossime puntate, vero? Ci vogliamo allargare? No, diciamo no, il cameraman ci fa facce brutte, quindi non allarghiamoci. Probabilmente devo avremo degli ospiti. Perfetto, avremo degli ospiti. Intanto salutiamo i nostri ascoltatori. Ciao a tutti ragazzi. Mercoledì saremo a Montecchio. Mettete mi piace alla nostra pagina. Siamo a circa 1000 passi di piace. 1020. Ragazzi, dovete mettere sti piace, se no che cacco. Cosa ci seguite a fare? Fate mettere mi piace tutto quanto. Continueremo con le pillole di calciomercato. Sì, esatto. In questa settimana vediamo un po' con i nostri grandi calciomercatisti opinionisti Paolo e Marco, quindi che sembrano di un comico. Non solo di calcio italiano. Un duo comico. Esatto, un duo comico Paolo e Marco. Quindi così. Quindi. Ciao ragazzi. Ficarre buona serata. Piccone per l'amico De Tava che ci sta seguendo dalla Sicilia. Ciao, buona serata. Minchia, buona serata a tutti. Ciao.